Ciao a tutti ragazzi! Eccoci di nuovo, ci trovate ancora qui. Skyrim, il gioco che vi porta via l'esistenza. E per fortuna che non è un MMO. Altrimenti sì. Non riconosceste più famiglia, donne, diventeresti tutti un po'. E per fortuna che mi fa vomitare nel vero senso della parola. Vabbè, perché c'è il motion sickness. Appunto. Comunque, questa è una puntata molto più breve degli ultimi 33 minuti. Sì. Tommy, se è buio è perché è notte. Anch'io sono contrariata, ma che ci vogliamo fare? Tommy ha detto ambulanza perché è buio, perciò si sembra scuro. Tutto scuro. Se ve lo pelagio non ci voglio parlare. Allora, oggi vi parliamo brevemente dei mestieri. Iniziamo da quelli che si fanno qui dal fabbro. I classici. Sì, poi c'è da fare l'alchimista, il fabbro, l'usuraio, non è vero, non si è inventato. Comunque è abbastanza semplice, prendi qui, cliccate e usa Grinson qui per affilare, perché non avete capito, fai l'arrotino. Arrotino! È arrivato l'arrotino. Vedete cosa migliorate facendo questo miglioramento, cosa vi chiede required per fare il miglioramento, sulle armi che possedete, pim pum pam, lo fate e venite serviti. E l'arrotino è andato. E questo basta, punto, fine? Sì. Questo è per coloro che si vogliono occupare e coccupare. Bello l'italiano. Cucito? Eh? No, in pelletteria. Dalle nostre parti questo potrebbe stimolare un certo riso per alcuni riferimenti chiaramente sessuali, ma evito questa volta. Premete. Sei sempre il solito esagerato. Vai, ti fai le pelli, è inevitabile poterlo dire. Premete Mesholans e potete fare con la pelle... lembi di pelle, cioè potete trasformarlo a seconda del materiale che avete, in questo caso ovviamente. Wolf Pets. Attaccate qui. Una volta. Eppure questo finito così. Sì, una volta. Qui c'è la forgia. Allora, sulla forgia preparate poi il materiale, ovviamente, che vi possono servire. Cioè, qui si fa fattivamente la spada che poi si definisce sulla forgia, sulla Grindstone. Qui permette e vi dite che volete fare. Ah, ovviamente stranamente qui la forgia si fanno anche le cose di pelle, perché lui fa tutta una pippa all'inizio, che in fondo vedete questo corpetto che ho messo c'ha anche degli inserti metallici. Comunque ti dice di quello di cui hai bisogno per fare questo. Pum pum pam lo fai. Dice bravo, dice nob. Fai anche i gioielli. Puoi fare tutto quindi? Sì. Non ti specializzi? Puoi specializzare. No, guarda, puoi anche fare l'all round, fare un po' di tutto. Fare un po' di tutto. Sì. E poi alla fine c'è il tavolo. Dove vengono rifiniti, per esempio, l'armor. Giustamente. Volete fare questa, avete bisogno di due rango che posseggo perché li ho rubati in un'altra parte. Durante un dungeon, quelli li lasciamo in giro. Sì, sono appena tornato da una missione. Questo conclude. Ah, poi c'è ovviamente lo shop, qui potete formulare gli ingredienti. In questo momento è chiuso, ma io potrei anche aprirlo, solo che dopo le guardie mi saltano se mi fanno un certo buco di cuore. Quindi hanno gli orari anche i negozi. Certo, in questo gioco i negozi hanno gli orari. Quindi questa è la mini puntata sui mestieri, se siete interessati. Molto semplice, tazzaggio. Sì, abbastanza. Sì. Diciamo che è un po' più complesso alchimia, dove fare le pozioni. Quindi raccogliete tutto quello che vi capita come suggerimento. Come perché sì. Tanto mi può tornare utile. Particolarmente utile perché io ho cacciato adesso cosa stai facendo? Ho le magie sulle mani perché ho sconfitto a colpi di magia come ti avevo raccontato. Sì, e quindi mi sono partite le magie per sbaglio. Potete vedere qui. È tutto sbrilluccicoso quando usi la magia, guarda. Eh? È tutto sbrilluccicoso quando usi la magia. Sembro più Palpatine qua, però non ho capito perché, ma va bene lo stesso. Ciao ragazzi, alla prossima! Alla prossima!